Oggi qui ad Acerra è stato presentato da parte di RFI, da Michele Elia, l'amministratore delegato, il progetto della Napoli-Bari, un progetto antico che la Puglia ha lungamente desiderato, ha spinto perché fosse progettato, e adesso siamo all'inizio di un lavoro molto complesso, ovviamente, che avrà ovviamente diversi termini di conclusione tra il 2021-2022, alcuni tratti anche 2025, che ricongiungeranno Bari e Napoli, che sono le capitali delle due regioni più attive, più in questo momento volenterose nel recuperare sulla gravità della crisi economica italiana e sull'antica questione meridionale. Dunque questa tratta sarà ovviamente per noi tutti importantissima e consentirà anche a tutti i pugliesi di agganciare la linea ad alta velocità che da Napoli risale fino a Milano. Un risultato importante che però ovviamente non è ancora colto. Bisognerà sorvegliare sui tempi, sulle modalità, evitare che ci siano illegalità o pressioni indebite sui cantieri e su coloro che devono svolgere i lavori, sperando ovviamente che tutto si concluda nei tempi previsti.